Allora, siamo qui con Mister Caputo, allenatore degli allievi del Castrum Bianelli. Gli chiediamo un pochettino come è andata la partita ieri, visto che noi non l'abbiamo potuta seguire. Abbiamo saputo tanta sfortuna, tanto coraggio e tanta buona volontà da parte dei ragazzi, ma adesso ci dirà lui un po' come è andata. Come hai detto tu, una partita... abbiamo fatto una buona partita e quando esce un risultato naturalmente di 11-4 dici beh, 11-4 è stata una goleata, è stata una partita senza storia, invece non è così, perché è stata una grande, abbiamo fatto una buona partita, siamo andati in vantaggio sull'1-0, abbiamo avuto 2-3 palle gol per chiudere la partita, poi praticamente ci hanno pareggiato 2-1, 3-1, abbiamo fatto il 3-2, 4-2 per loro, abbiamo fatto il 4-3 e poi sul 4-3 praticamente abbiamo avuto una sfortuna che capita nel calcio, capita soprattutto nei ragazzi perché ci sta, due sfortunati autogol perché siamo andati per inviare la palla in avanti, praticamente se però ci può stare ragazzi, vediamo l'autogol in Serie A, figuriamoci in queste nei settori giovanili. Io dico veramente bravo ai ragazzi che hanno fatto una grande partita, ce l'hanno messa tutta, non potevamo fare veramente di più. Poi naturalmente sul 5-3, 6-3 abbiamo provato a buttarci in avanti, abbiamo creato ancora tante palle gol, ma non ci siamo riusciti, è stata veramente una giornata sfortunata per i nostri ragazzi, però dobbiamo fare i complimenti all'avversario perché loro hanno vinto, però non ci dobbiamo rincuorare. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché anche quelli che sono entrati hanno fatto una buona partita, ce l'hanno messa tutta e questo penso è il risultato di del settore giovanile, che vediamo i ragazzi tutti quanti, tutto il gruppo che entrano e fanno la loro. Ho visto addirittura il ragazzo più piccolo Antonio Corrara è entrato e ha fatto un 1-2 un'azione, questo è il risultato di questi campionati, vedere i ragazzi che più andiamo avanti più c'è un po' di miglioramento, fanno gruppo. Quindi non ho niente da rimproverare ai ragazzi. L'ho detto già prima, poi nel calcio c'è la sfortuna, purtroppo ieri ne abbiamo avuto tanta, praticamente c'era il nostro bravissimo dirigente Mario Mastroloreto vicino a me in panchina e mi diceva mister ma come facciamo a perdere questa partita? Mario facciamo a perdere perché la palla non entra dentro. Certo. Praticamente Emilio, Egidio, Dario hanno tirato, Emilio praticamente ha tirato 4-5 volte in porta, praticamente a porta vuota la palla, non è voluto entrare di nessuna maniera. Quindi voglio dire, una partita un po' sfortunata contro una buona squadra con queste grandi realtà come Venosa, come queste grandi realtà che stanno facendo da molti anni questi campionati. Devo dire però bravi ragazzi perché è un risultato bugiardo, però naturalmente guardando. Se c'è una persona che guarda il risultato, Castrum, Venosa, SD Sport, Castrum 11-4, dice beh questa è stata una goleata, però non è stata così, vi posso comunicare perché c'era testimone il nostro dirigente Mario Mastrolorenzo. Vedremo anche il video, Mario Mastrolorenzo praticamente che abbiamo avuto tante palle gol, naturalmente il video poi non sarà tutto completo perché è solo il primo tempo, sì, ma praticamente siamo stati in partita, abbiamo preso dei gol... con troppa ingenuità, come sempre, dobbiamo migliorare, però ho visto i ragazzi che ce l'hanno messo tutto, hanno giocato con grinta, sono andati a recuperare la palla, quindi ho visto un miglioramento di tutti i ragazzi che sono entrati e ci hanno provato. Io chiedo ai ragazzi degli allievi di continuare così, andare avanti, perché abbiamo fatto un buon girone di andata, non pensavamo all'inizio del campionato che riuscivamo a fare 15 punti, abbiamo fatto, abbiamo finito il girone d'andata con questa partita e dalla prossima comincia il girone di ritorno. C'è tutto il girone di ritorno, il girone di ritorno ci servirà a migliorare gli errori che facciamo, come li fanno in Serie A, come li fanno in tutte le categorie e ci proveremo in allenamento a lavorare su queste cose e io penso che ancora possiamo
possiamo prenderci qualche soddisfazione. Comunque io chiedo ai ragazzi di andare avanti, non ci dobbiamo buttare con il morale, infatti nello spogliatoio appena finita la partita, ragazzi, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo perso, pazienza, si va avanti. E questa è stata la gara. Ho sentito qualche ragazzo questa mattina e effettivamente diceva che la partita è stata sfortunata e che dalla prossima ci metteranno ancora di più grinta e buona volontà. E io penso che poi così i risultati dovranno venire, ma anche se i risultati non verranno, risultati calcistici, un risultato forte l'abbiamo già ottenuto, che è quello di creare un bel gruppo e avere dei ragazzi che credono in questa squadra e che hanno voglia di giocare a calcio. Questa è la cosa più importante, questo ci sarà. Io lo voglio ribadire di nuovo, all'inizio del campionato io penso che i miracoli sono questi. I miracoli non sono quelli che dicono che vincono le partite con che hanno già una squadra importante in campo, con dei giocatori che fanno da anni il campionato e con dei giocatori che da 2 o 3 anni che si sono aggiunti e che riescono a fare questi risultati. Però qua parliamo di altra cosa, qua parliamo di lavoro, di costruzione di una squadra che non può avvenire in 4 mesi. Questo lo voglio far capire a qualche persona che viene qua in questo territorio, in questo paese, vuole venire a fare un po' il presuntuosetto, però ma siccome vedo le esperienze passate in altre squadre dove sono stato non vedo grandi risultati, quindi lo voglio ribadire. Io ribadisco che voglio fare un esempio importante. Una grande realtà come Stella Azzurra Valdagno, una società che ci abbiamo giocato domenica scorsa, il mister dell'altra squadra mi diceva praticamente che loro l'anno scorso hanno fatto gli allievi. Il gruppo degli allievi che l'anno scorso hanno fatto il campionato, quest'anno fanno la C2. Questo ci deve far capire. Quindi si costruisce per il prossimo anno. Una squadra, gli allievi si preparano per l'anno prossimo per andare a giocare in prima squadra. Questo è il lavoro che deve fare. Poi il lavoro ancora di più è quello che se all'inizio dell'anno uno vede ma qua non c'è niente, qua non possiamo fare niente, abbiamo fatto 15 punti, ce ne siamo giocato con tutte le squadre di alto livello in questo campionato, grandi realtà che da anni fanno queste attività. Quindi bravi ragazzi, andiamo avanti e io penso che siamo sulla buona strada. Naturalmente gli errori ci stanno, gli errori li fanno in Serie A, figuriamoci nel settore giovanile. Quindi penso che siamo sulla buona strada. Poi naturalmente io dico sempre una cosa, la tecnica ci deve nascere tecnicamente, però se noi riusciamo a dare a un ragazzo che a partita da zero è arrivato a uno, per noi è un risultato. Ma io penso, mister, che già sia stato molto importante il far parlare di Viggianello e far parlare del Castrum e Bianelli, perché come prima diceva lei, praticamente noi abbiamo delle realtà grosse, Matera, Venosa, Villa d'Agri, Potenza, con tante squadre, Viggianello, ecco, Viggianello, un piccolo paesino a sud della Basilicata. Ecco, facciamo parlare di Viggianello nella regione Basilicata. Ecco, questo è anche un altro messaggio che vorrei dare. Parliamo di calcio a 5 a Viggianello. Sì. È importante. È importantissimo, perché voglio ribadire a qualcuno che non segue proprio ufficialmente, non segue continuamente la squadra, sia della prima squadra che dei ragazzi, non segue, però voglio ribadire una cosa, che noi ci siamo incontrati con realtà come Matera, Venosa, Paterno, praticamente dove loro fanno calcio a 5 da anni, Maschito, che fanno calcio a 5 da anni e che stanno costruendo. A me mi ha detto un mister mi ricordo di quale squadra, che mi diceva: mister, noi abbiamo perso con il campionato allievo quasi tutte le partite, però l'anno successivo abbiamo fatto grandi risultati. Ecco, questo deve essere la mentalità. Andare avanti, purtroppo si perde. Noi abbiamo praticamente ce la siamo giocato con le prime, con realtà importanti come Venosa, come Maschito, Paterno,
chi più c'è, Lago Negro, però insomma, grosse realtà. Poi naturalmente abbiamo vinto con delle squadre che abbiamo vinto nella seconda fascia, però io non vengo, se vengo una partita e poi vedo che abbiamo vinto una partita e se non c'è il miglioramento di, alla fine dell'anno, di un ragazzo, è inutile che io ho vinto una partita, che tanto non è servito, non è servito a niente. Quindi penso che ci siamo sia sui risultati, perché abbiamo vinto 5 perché abbiamo fatto 15 punti nel girone di andata, non sono pochi, sono tanti. non sono pochi e cioè, inizia tutto il girone di ritorno, quindi ci possiamo davvero crescere. E tutto qua, io rincuoro i ragazzi, rincuoro questa società che sta facendo tanto, andiamo avanti con la prima squadra e con i ragazzi. Mister, noi di CastrumBianelli.it rincuoriamo tutti voi che siete sul campo e che lavorate per noi qui dietro le telecamere. È facile, facciamo un'inquadratura e possiamo dare un giudizio, è positivo, è negativo, i ragazzi hanno giocato bene, hanno giocato male, però solo voi che siete nel campo poi riuscite veramente a sentire la crescita di questi ragazzi. Io penso che questi ragazzi, c'è da dire un'altra cosa, siamo partiti con 8, sono stato l'altra sera agli allenamenti, ci saranno anche altri 2 inserimenti a breve, e io vorrei anche invitare anche altri ragazzi che hanno voglia di giocare e di far parte di questa società di venire agli allenamenti, perché penso che il calcio a 5 sia una bella realtà che negli anni si è costruita qui a Viggianello. Una grande realtà, noi auguriamo, ci invitiamo, non è che possiamo andare a prendere i ragazzi e dirgli di venire a giocare per forza, però ci sono altri ragazzi che si potrebbero aggiungere, se ci deve essere naturalmente da parte loro buona volontà a dire che noi vogliamo venire a fare questa attività insieme a altri ragazzi che lo stanno già facendo. Benissimo, in bocca al lupo per la prossima. Si giocherà? La prossima giocheremo a Policoro e poi in casa con il Palazzo San Gervasio. Quindi tutte belle trasferte, mister. Ok, mister, da parte nostra in bocca al lupo. Grazie a voi. E alla prossima, e divertitevi. Alla prossima, speriamo. Speriamo bene, speriamo. Grazie. Ok, grazie a voi.